Assenza pesante per Cerasi che in luogo del bomber si è appiedato a fare ricorso a Barlafante, mentre Walter Piccioni inserisce Dorazio e Faenza in mediana rispetto all'11 vincente di mercoledì. Le immagini ed il montaggio di Mario Giacchetta ci portano subito all'undicesimo minuto del primo tempo, allorché Cerasi va via in area, si decentra per il tiro con pallone che finisce alto ma che viene premiato dagli applausi del pubblico. 17° minuto che porta bene al Giulianova, buona voglia fa valere le sue doti tecniche, eventualmente indigeste al marcatore giallonero che lo mette giù. Per il direttore di gara Esposito è penalty che lo stesso buona voglia trasforma dagli 11 metri, 1-0. La reazione del Pontevomano è un po' tardiva, cosicché il Giulianova può rendersi pericoloso al 32° con una rovesciata di Rinaldi che riceve il pallone in area da calcio franco. Finale di primo tempo con i gialloneri che alzano il ritmo ed agonismo. Angelo Cernaz, poco prima della chiusura, chiama in causa i pugni di Boccanera a respingere direttamente da calcio da fermo. Nella ripresa il Pontevomano avanza il baricentro ed occupa con più presenza la metà campo avversaria, non dando spazio alla costruzione del gioco giallorosso. Solo al 26° la prima vera incursione con il tiro di Persiano, poi dagli sviluppi della respinta del pallone, buona voglia che manda lo stesso oltre il legno traverso. Al 32° Bontà calcia in porta, una deviazione sta per ingannare Farnese che arriva all'ultimo momento sul pallone e con l'ausilio di Gian Giacomo libera l'area. Solo 3 minuti e arriva il sospirato raddoppio che rompe definitivamente gli equilibri. Al 35° Persiani sotto misura incorna Farnese per il 2-0. Attorno al 41° Boccanera viene chiamato in causa due volte dalla vampata di orgoglio di un Pontevomano mai domo, e al 45° proprio in chiusura Rinaldi taglia molto bene l'area per Africani che manda di un soffio la deviazione vincente sporcando soltanto la sfera, ma onestamente il 3-0 sarebbe stato troppo ingiusto. Allora mister, non c'è più una gara facile. Oggi è stata veramente dura e nella ripresa ci è voluto quel guizzo di Persiani per chiuderla, ma che fatica! Hai detto proprio bene, non c'è più una gara facile, più si va avanti e secondo me più le gare sono equilibrate, soprattutto perché ci cominciano pure tra virgolette a studiare. E è normale che non è mai facile né aprirla la partita andando in vantaggio, neanche soprattutto a chiuderla, perché non è facile. Poi loro sono venuti bene, secondo me hanno fatto un'ottima partita, messi bene in campo, ci hanno messo in difficoltà, ripartivano, ci hanno chiuso diverse volte le linee di passaggio, loro hanno fatto bene, sono venuti a fare la loro partita e l'hanno fatta bene. Quanto è mancato oggi Sisse? Nelle ripartenze da un'alternativa importante, soprattutto dando la profondità, è un'alternativa che a noi quando manca lui ci manca, un tassello importante, anche se voglio dire pure che la terza partita in una settimana, ma soprattutto lo sforzo mentale pure di adrenalina di mercoledì che perdevamo 2-0, 3-2 non è da poco, quindi sono contento per questo tipo di risultato, ma soprattutto sono contento di questo tipo di partita che un conto quando vi vinci, crei 10 palle gol e vinci, è un conto quando vinci soffrendo. Questo tipo di squadra ha bisogno pure di imparare questo tipo di situazione. Mister, una prestazione ottima dal mio punto di vista. Avete tenuto la gara aperta sino a 10 minuti dalla fine, inventandoti anche, come diceva lei, 2 mezze punte. Ma io sono contento della prestazione della squadra perché avevo visto le partite del Giulianova finora e oltre al fatto che nelle ultime 3 partite o 4 avevano fatto 3 gol a tutti ma con una felicità immensa, io credo che parate il mio portiere non ha fatto. È normale che abbiamo sofferto il giusto contro una squadra forte, una squadra che ha 20 punti. Il nostro merito è stato quello di rimanere in partita fino a 10 minuti alla fine. Io non posso rimproverare nulla, ripeto, questa è la strada giusta. Sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa che la società sa,
però mi inorgoglisce la prova dei ragazzi, perché venire al Fatini con questa gente e mettere per mezz'ora il Giulianova nella loro metà campo, buttare qualche pallone, io credo che è stata già una prestazione positiva. Peccato per il risultato, perché è normale, alla fine abbiamo perso, però va bene. Vi può accontentare la società magari con qualche attaccante? Ma la società sa quello che, di cui abbiamo bisogno, ci sta lavorando, so che non è nemmeno facile perché i giocatori bravi le altre società se li tengono, però io spero che già dalla settimana prossima arrivi qualcuno, ma non perché questi ragazzi non sono bravi, ma solo per darci un supporto, un aiuto a una squadra che sta mettendo l'anima, sta facendo il possibile per quelle che sono le nostre capacità.